Gloria al tuo nome, Signore, alleluia. Il testo che leggeremo questa mattina si trova in Matteo capitolo 13, dal verso 24. Alleluia. Matteo capitolo 13, dal verso 24. Egli propose loro un'altra parabola dicendo: il regno dei cieli può essere paragonato ad un uomo che aveva seminato buon seme nel suo campo, ma mentre gli uomini dormivano, venne il suo nemico e seminò della zizzania in mezzo al grano e se ne andò. Quando l'erba germogliò ed ebbe fatto frutto, allora apparve anche la zizzania. I servi del padrone di casa vennero a dirgli: Signore, non avevi seminato buon seme nel tuo campo? Come mai dunque c'è della zizzania? Egli disse loro: un nemico ha fatto questo. I servi gli dissero: vuoi che andiamo a coglierla? Ma egli rispose: no, affinché cogliendo la zizzania non sradichiate insieme ad essa anche il grano. Lasciate che tutti e due crescano insieme fino alla mietitura, e al tempo della mietitura dirò ai mietitori: cogliete prima la zizzania e legatela in fasci per bruciarla, ma il grano raccoglietelo nel mio granaio. Vogliamo leggere anche dal verso 36, dove abbiamo la spiegazione di questa parabola. Allora Gesù, lasciata la folla, tornò a casa e i suoi discepoli gli si avvicinarono dicendo: spiegaci la parabola della zizzania nel campo. Egli rispose: colui che semina il buon seme è il figlio dell'uomo, il campo è il mondo. Il buon seme sono i figli del regno, la zizzania sono i figli del maligno. Il nemico che l'ha seminata è il diavolo, la mietitura è la fine dell'età presente. I mietitori sono angeli. Come dunque si raccoglie la zizzania e si brucia con il fuoco, così avverrà alla fine dell'età presente. Il figlio dell'uomo manderà i suoi angeli che raccoglieranno dal suo regno tutti gli scandali e tutti quelli che commettono l'iniquità e li getteranno nella fornace ardente. Lì ci sarà il pianto e lo stridor dei denti. Allora i giusti risplenderanno come il sole nel regno del Padre loro. Chi ha orecchi oda. Amen. Fin qui la lettura della parola del Signore, una parabola che in un modo abbastanza completo quella che è l'opera che Dio ha compiuto, quello che è il proposito di Dio per l'umanità sin dalla creazione, ma anche viene presentata l'opera del maligno, di Satana, del diavolo. E vogliamo analizzare insieme alcuni particolari. Innanzitutto qui si parla di un buon seminatore, che semina un buon seme. Quindi colui che semina è colui che semina il buon seme, ma colui che semina è anche il proprietario del campo. Qui si parla del suo campo, del campo di colui che semina. E colui che semina il buon seme, abbiamo letto, è il figlio dell'uomo, cioè Gesù Cristo, colui che ha lasciato la sua gloria, è venuto sulla terra affinché questo seme potesse portare del buon frutto. Ma oltre a questo seme buono, abbiamo letto che per mano del nemico, del diavolo, c'è anche del seme cattivo, i figli del maligno. E ambedue crescono insieme. Dicevo prima, il proposito di Dio sin dall'inizio della creazione era quello di creare l'uomo e la donna in un contesto meraviglioso e perfetto. Pensiamo un po', ritornando al momento della creazione, quando Dio creò ogni cosa, creò anche l'uomo. E dice la parola del Signore che Dio piantò un giardino
Dio piantò un giardino e lì vi pose l'uomo, lo stabilì in questo giardino che egli stesso aveva piantato. Tutto era perfetto, tutto era armonioso da ogni punto di vista, quello naturale e anche quello spirituale, perché Dio era in comunione con la sua creatura, non l'aveva certamente lasciata sola sulla terra, ma egli la curava teneramente. La sua cura è una cura bella, che la vediamo proprio nei dettagli della creazione, e la vediamo anche come Dio si occupa dei sentimenti, ad esempio di Adamo, quando vedrà che lui ha bisogno di un aiuto proficuo, di un aiuto opportuno, e per questo gli metterà al suo fianco la donna. Quindi in tutto questo vediamo davvero l'attenzione, l'amore di Dio verso la sua creatura. Lo aveva circondato meravigliosamente di tutte le sue attenzioni. Ma la parola di Dio ci presenta anche l'attività di un nemico, il diavolo, che non c'entra niente col campo, non ha nessuna non ha nessun diritto di potervi entrare, non ha nessun diritto di poter operare in questo campo. Ma abbiamo letto come egli astutamente, in maniera subdola, col proposito di distruggere, di rovinare, entra nel campo, entra nel mondo. E il suo pensiero è quello di portare morte, di portare distruzione, di rovinare tutto quello che Dio ha fatto. È un modo di agire davvero pernicioso, è un modo di agire davvero malvagio. C'è questo avvenimento che segna un momento importante per tutta la creazione. Dio che nel momento in cui parla con gli angeli, che sembra che vogliono intervenire immediatamente cercando di sradicare questo male, Dio calma tutti e in qualche modo cerca di spiegare che è necessario che ambedue le cose crescano insieme, si possano distinguere bene, e al tempo della fine della mietitura ci sarà poi il resoconto finale che abbiamo letto. Ma ritornando un po' all'azione malvagia del diavolo, è colui che agisce in modo subdolo, è colui che la parola di Dio ci rivela quali sono le sue intenzioni e anche quali sono le sue strategie. È colui che viene di notte, che viene di nascosto, che opera senza che l'uomo se ne accorga. E questo è il suo modo di agire, questo è il suo modo di operare. Per questo la parola di Dio ci incoraggia a rimanere, a restare sobri, perché l'avversario viene, dice la parola di Dio, come un leone ruggente. Viene perché è un cospiratore. Viene perché lui vuole rovinare. Viene perché lui vuole distruggere. Viene perché lui vuole attaccare. Viene perché lui vuole disturbare l'opera di Cristo, di Dio. Ma noi siamo chiamati, fratelli e sorelle, con molta avvedutezza, con molta attenzione, e ringraziamo il Signore perché la parola di Dio ci illumina. Amen. In tutte queste cose. Amen. Oggi viviamo in un tempo, in un contesto dove veramente, lo si diceva sempre questo, l'ho ascoltato sin da piccolo, ma ancora di più oggi possiamo affermare che l'uomo sta travisando il bene e il male. Ciò che è bene viene visto come male e ciò che è male viene visto come bene. Oggi più che nei tempi passati. Eppure Gesù dichiarerà che gli ultimi tempi sarebbero stati caratterizzati da avvenimenti che dovevano lasciare segni particolari
affinché l'uomo, in modo particolare il popolo di Israele e anche la Chiesa, potessero comprendere, capire anche da questi avvenimenti che il ritorno di Cristo e la fine di ogni cosa poi sarebbe stata vicina. E l'Apostolo Paolo, scrivendo a Timoteo, dirà: sappi questo, che negli ultimi tempi, gli ultimi tempi saranno tempi difficili, tempi dove il male si manifesterà ancora in proporzioni maggiori. L'opera del diavolo si sta manifestando sempre di più. Sapete, la caratteristica di questa erbaccia fastidiosa e che serve solo a disturbare la zizzania è quella di sapersi mimetizzare, nascondere, soprattutto nella fase iniziale della sua crescita. Per questo il padrone di quel terreno, di quel campo, dirà: no, aspettate, prima di sradicare queste erbacce, prima di sradicare la zizzania, aspettate che crescano tutti e due insieme. O poi alla fine si vedrà la differenza. Il grano avrà prodotto del buon frutto, mentre la zizzania si riconoscerà proprio dai suoi frutti. Il diavolo va attorno come un leone ruggente cercando chi possa divorare. E credo che questa consapevolezza non ci deve o portare ad essere scoraggiati o disorientati, anzi ci deve portare maggiormente a riconoscere il bisogno che abbiamo di stringerci di più al Signore. Amen. Ci deve portare questa consapevolezza a dichiarare: Signore, io non posso fare a meno di Te, neanche in un momento, neanche in un istante, proprio perché so che Tu sei il mio aiuto, sei il mio baluardo, la mia fortezza, il mio soccorso. E il Signore è colui che può impedire davvero l'opera di questo malvagio, il diavolo. C'è questo altro aspetto che voglio considerare insieme a voi, cari in Cristo, è il fatto che gli angeli subitano, notano che c'è qualcosa di strano nel campo. Non avevi seminato tu del buon seme? Non era questo il tuo campo? Non avevi seminato con cura, con amore? Come mai adesso c'è zizzania? Dobbiamo andare a coglierla? Dobbiamo intervenire presto? O possiamo rimediare subito a questo problema, a questa situazione incresciosa che si era venuta a presentare? C'era proprio questo desiderio da parte degli angeli, ma poi nelle Sacre Scritture troviamo questo desiderio che emerge anche dal cuore degli uomini, di andare lì e stirpare, di andare a distruggere ciò che è male, di così intervenire con un giudizio che possa in modo quasi istantaneo, in modo veloce, rapido, repentino, andare a eliminare il male o il peccato. Vi ricordate quando Gesù stava andando a Gerusalemme e chiederà ai suoi di anticiparlo nel suo cammino per procurargli, così per chiedergli un appoggio, un alloggio nel territorio samaritano? E quando andarono i suoi discepoli, ritornarono con una risposta negativa, con un secco no da parte dei samaritani. Siccome Gesù stava andando a Gerusalemme, lui non ebbe la possibilità di poter alloggiare nel territorio samaritano. E subito, di scatto, d'istinto, proprio perché era lampante quel comportarsi in modo stolto, malvagio, come ti stiamo chiedendo alloggio, siamo di passaggio e tu stai rifiutando questo. Allora Giacomo e Giovanni dissero a Gesù: cosa dici? Chiediamo a Dio che mandi fuoco dal cielo e li consumi tutti? Cosa ne pensi? Due parole e qui poniamo fine ad ogni male. Io credo che a volte anche in ciascuno di noi
C'è stato, o in qualche occasione c'è, questo desiderio che Dio intervenga per distruggere, per fermare, per mandare, diciamo così, anche figurativamente, il fuoco dal cielo affinché il male possa essere fermato all'istante. Ma la risposta di Gesù fu una risposta chiara e netta. La parola di Dio dice che li sgridò. Gesù li sgridò, perché ciò che animava i sentimenti del loro cuore non erano compatibili con quelli che sono i sentimenti di Dio. E lo vedremo questo, il perché. Fratelli e sorelle, a volte l'istinto della carne, a volte la nostra giustizia tende a voler far muovere la mano del Signore per fermare, per distruggere, per intervenire secondo i nostri tempi e secondo i nostri criteri. Perché Gesù li sgridò e disse che quelli non erano sentimenti compatibili con un buon credente? Perché questo proprietario di questo campo dice di non cogliere la zizzania? Abbiamo letto, il desiderio, il proposito di Dio è quello che non si disperda neanche un chicco di grano. È per il bene di questo grano, è per il bene di coloro che amano il Signore, è per il bene di coloro che oggi hanno la possibilità di poter credere pur essendo ancora malvagi a causa del loro peccato. Dio, che è un Dio buono e paziente, sta aspettando con pazienza, dice la parola di Dio, che tutti gli uomini vengano al ravvedimento. Le cose da sempre vanno in questo modo. Sono questi discorsi che a volte ascoltiamo, forse a scuola, sul posto di lavoro, nelle nostre famiglie, quando magari ci sono inconvertiti. Queste cose succedono da sempre, non sono una novità. E si traduce questa condizione, questa situazione come la motivazione per poter dire che Dio non c'è o che Dio non interviene e non interverrà mai. Non è così. Dio è paziente e sta portando a compimento un'opera che Egli ha iniziato. Egli ha seminato e raccoglierà quel grano. E gloria a Dio per questo, perché noi vogliamo essere grano per la sua gloria, vogliamo portare del buon frutto, essere un buon frutto in questo mondo di tenebre. Oh, siamo chiamati a convivere con la zizzania, siamo chiamati a sopportare, dice la parola di Dio, anche ad essere perseguitati a motivo della nostra fede. Siamo chiamati a vivere in un campo che era stato preparato in un modo meraviglioso, ma che è stato rovinato. Viviamo in un mondo, in una società. Oh, ricordiamoci Lot, ai tempi di Lot, quanto si sentiva amareggiato, inacerbito Lot. Ma nello stesso modo anche Paolo, quando entrerà nella città di Atene, nell'Areopago, si renderà conto di quanta idolatria c'era nel mondo greco, in quella città. Ma non espresse dei giudizi. Non siamo chiamati ad esprimere dei giudizi o a dichiararli. Non siamo chiamati a pregare il Signore che mandi del fuoco dal cielo. Noi siamo chiamati a predicare l'Evangelo della salvezza. C'è una buona notizia, siamo i portatori di buona notizia. Avverrà, avverrà. Perché Dio lo ha stabilito, abbiamo letto in Ebrei capitolo 9 verso 27, ha stabilito che l'uomo muoia una sola volta, dopodiché c'è il giudizio. Avverrà il giudizio. E quello lo dobbiamo lasciare al Signore, che conosce profondamente e perfettamente ogni cosa. E a volte questo impeto nel voler così vedere
giustizia, nel voler così vedere che Dio distrugga il male in modo repentino, veloce, c'è questo atteggiamento. Pensiamo che Dio sia troppo lento, che Dio riguardo alle ingiustizie, alla malvagità, sia quasi disattento. Non è così, fratelli e sorelle. Leggiamo nella parola del Signore, in secondo Pietro, capitolo 3, verso 9. Il Signore non ritarda l'adempimento della sua promessa, come pretendono alcuni, ma è paziente verso di voi, non volendo che qualcuno perisca, ma che tutti giungano al ravvedimento. Ma è paziente verso di voi. Questa pazienza di Dio in questo tempo difficile, possa la parola di Dio illuminarci questa mattina, è un tempo per noi utilissimo, affinché rimettiamo in ordine la nostra vita, affinché possiamo sradicare dal nostro cuore ogni radice velenosa, ogni peccato, affinché la nostra vita possa produrre realmente del buon frutto. È una domanda questa ovvia e scontata che voglio porre alla mia attenzione, ma l'attenzione di noi tutti. Siamo grano o zizzania? È differente da dire quello che vogliamo essere. Certo, tutti vogliamo essere credenti che servono fedelmente il Signore. Credo che tutti amiamo il Signore. Ma quello che desideriamo a volte non corrisponde con quello che in realtà siamo. Per questo il Signore è paziente. Se il Signore sarebbe tornato in qualche momento della nostra esistenza, forse in un momento buio, in un momento in cui ci siamo sentiti scoraggiati, per qualcuno che addirittura si è allontanato dal Signore, cosa ne sarebbe stato della sua anima? E forse c'è qualcuno che vive ai margini. E mi rivolgo non solo qui in assemblea, ma a quanti ci stanno ascoltando anche da casa. Forse c'è qualcuno che è lontano da Dio, che si è allontanato dal Signore. Il Signore è paziente. Il Signore è buono. Ma questa pazienza ha un limite di tempo, perché il tempo della mietitura verrà. A volte noi sentenziamo dei giudizi, a volte noi classifichiamo le persone, i credenti, secondo il nostro proprio criterio. Sappiamo dire noi, dare noi una inquadratura completa di quel fratello, di quella sorella, di quel simpatizzante, di quella persona. Ci facciamo dei concetti nella nostra mente, facciamo dei ragionamenti e pensiamo che quella è la verità assoluta. È Dio che conosce i cuori. È Dio che sa ogni cosa. Non dobbiamo noi sradicare nulla. Siamo chiamati a pregare. La parola di Dio ci invita a pregare anche per i nostri nemici. Amen. Dio è colui che può intervenire potentemente in ogni vita. E se c'è questo desiderio nel cuore forse di qualcuno che davanti a sé vede tanta malvagità, vogliamo ricorrere a questa meravigliosa pazienza di Dio che si è manifestata durante tutto l'arco della creazione del genere umano. Dopo che Dio creò ogni cosa e vide che tutto era molto buono, alla fine della creazione, quando creò l'uomo, al capitolo 6 della Genesi leggiamo di Dio che vede una terra corrotta, un'umanità corrotta, e i pensieri dell'uomo erano solo pensieri malvagi, mirati alla distruzione, alla malvagità, alla ribellione contro Dio.
Eppure Dio usò con estrema attenzione il suo sguardo e vide che lì, in mezzo a tutta quella folta zizzania, c'era una casa, una famiglia, c'era Noè, grano da non perdere. Erano solo 8 anime che si scamparono, che scamparono quel terribile diluvio. E sapete, Dio manifestò questa sua grande misericordia. E qui vediamo l'Iddio che non va a fare i calcoli sulla base della maggioranza o dei grandi numeri. Dio è l'Iddio che vuole salvare personalmente la nostra vita. Non importava al Signore che fossero solo 8 le anime che si sarebbero salvate. Ma Dio si adoperò. Dio mise in campo il suo piano affinché quelle 8 anime, 8 vite fossero risparmiate. Il Signore è colui che si prende cura del grano. Il Signore è colui che si prende cura della sua Chiesa. Il Signore è colui che si prende cura di coloro che hanno accettato Gesù e lo stanno amando e servendo con tutto il cuore. Perché il Signore è fedele. E arriverà il tempo della mietitura. Il tempo della mietitura, abbiamo letto, è il tempo della fine. Il tempo in cui le cose saranno divise. Ci parla della gloria beata celeste, in cui ci ritroveremo tutti noi, credenti, fratelli e sorelle. Non siamo felici, non siamo davvero, non ci sentiamo privilegiati di quello che Dio sta preparando per ciascuno di noi. Egli vuole che il grano finisca non in mezzo alla zizzania, che non venga disperso, ma finisca nei suoi granai. Ma la zizzania sarà bruciata. L'Iddio buono, compassionevole, pieno d'amore, non smetterà di essere pieno d'amore, buono, compassionevole, ma avrà dato tutto il tempo, oltre quello che la nostra mente umana potesse mai immaginare, agli uomini di potersi ravvedere. Ma quando non ci sarà più ravvedimento, quando non ci sarà più la possibilità, quando, come ai tempi di Noè, quell'arca sarà chiusa, oh, lì ci sarà il pianto e lo stridor dei denti per coloro che erano zizzania, per coloro che hanno operato malvagiamente, per coloro che hanno seguito il principe di questo mondo. Che terribile situazione. Dove ti trovi? In quale fascio? In quale parte ti senti adesso? Hai accettato Gesù nella tua vita? Stai camminando un cammino di fede in ubbidienza alla parola del Signore? Puoi dire che il principe di questo mondo, il diavolo, l'astuto tentatore, non ha più potere verso la tua vita? Gloria a Dio per questo, se la nostra risposta è affermativa. Ma se le cose non stanno così, se forse c'è qualche dubbio nel tuo cuore, il Dio è buono e paziente. Corri oggi a Gesù, non perdere tempo. Lascia stare quello che dicono gli altri o quello che gli altri pensano di te. Vai a Gesù. Lui può trasformare il tuo cuore di pietra in cuore di carne. Vogliamo alzarci in piedi. Gloria al tuo nome, Signore. Gloria a te, Gesù. Alleluia. Benedetto tu sei, Signore. Alleluia. Gloria al tuo nome, Signore. Gloria a te, Gesù, alleluia. Sei buono, Signore. Sei paziente, Signore. Sei benevolo, misericordioso, compassionevole. Ma non vogliamo, Signore, sfruttare, Signore, con la carne questa tua pazienza. Vogliamo come servi ubbidienti, con maggiore zelo, con maggiore consacrazione.
continuare ad amarti, a servirti, Signore, e a portare del buon frutto alla tua lode e gloria, alleluia. Gloria al tuo nome, Signore. Benedici, Signore, le nostre vite, le nostre case davanti a te, Signore, prima che sia troppo tardi. Oh, gloria al tuo nome, Signore. Questa città di Rimini, Signore, questo mondo pieno di tenebre. Oh, alleluia, alleluia, gloria al tuo nome, Signore. Manifestati con potenza, oh Signore. Gloria al tuo nome, Signore. Gloria al tuo nome, Signore. Alleluia. Benedetto tu sei, Gesù. Alleluia. Gloria al tuo nome, Signore. Manifesta la tua gloria, Signore.